Dopo aver visto sfumare Rocco Costantino, sono tante le strade che il Teramo vuole percorrere per trovare il profilo migliore per il reparto avanzato. Il nome più appetito, ma anche il più difficile, è quello di Alexander Geico, il 36enne del Venezia, più che altro un sogno della dirigenza. Ma come detto, nonostante l'addio ai lagunari sia pressoché scontato, sono tantissime le squadre che vorrebbero fargli indossare la propria maglia. Le alternative però non mancano. Dopo l'arrivo di Sparacello, Maurizi vorrebbe riavere anche Andrea Bianchimano, che nelle intenzioni era l'obiettivo principale prima che gli eventi facessero virare la principale attenzione verso Costantino. L'attaccante del Perugia piace a tanti, troppi, considerando che il Teramo non partecipa ad aste perché ritiene di poter trovare sul mercato quello che fa al proprio caso senza lottare con le pretendenti. Ma come detto, i nomi che circolano sono tanti, a cominciare da Edgar Ciani, l'albanese della Vibonese, che conosce perfettamente il calcio italiano e che ha iniziato la carriera proprio in Abruzzo con la maglia biancazzurra del Pescara. C'è poi Guidone del Padova in uscita, profilo che interessa perché piaceva già qualche stagione fa, quando Lamberto Zauli voleva portarlo in biancorosso dopo l'esperienza a Sant'Arcangelo. Non se ne fece nulla, ma adesso potrebbe essere la volta buona. In cadetteria non sta trovando spazio e la richiesta di lasciare i biancoscudati è già pervenuta alla dirigenza veneta. Su di lui però c'è l'Alessandria, che mantiene un discreto vantaggio sul Diavolo, che ci comincerà a lavorare in questi giorni. Altra suggestione è quella legata ad Adriano Montalto, altro giocatore che gioca in B nella Cremonese, ma che vorrebbe rilanciarsi magari una categoria sotto per riprendere slancio per il futuro. Non è facile nemmeno lui, ma un tentativo, c'è da crederci, il Teramo lo farà. Come per Cappelluzzo, il più giovane di tutti quelli in lista, tornato all'Hellas Verona dopo l'esperienza al Pescara, in giallo-blu non sta giocando e il suo è un nome che al Teramo era già stato accostato l'anno scorso. Oggi torna di moda e potrebbe essere la volta buona. Un taccuino dunque ricco di nomi, scegliere non è semplice, portarli al Bonolis ancora di meno. Ci sarà bisogno di lavoro, ma l'obiettivo è quello di chiudere il mercato col colpo da 90.